Signori, benvenuti a un nuovo video di Mr. Come se fosse una cosa niente, oggi torniamo a parlare di animali e oggi siamo tornati sulla serie nostra, quella diciamo principale del canale, dove vado ad illustrare tutti gli animali presenti in Italia. Detto questo, direi di non perderci subito in ciance e cominciare subito con il video. La Liliaceris lilii, meglio conosciuta come criocera del Giglio, è un coleottero onnivoro nativo dell'Eurasia. Si è però diffuso in tutta l'areale italiana. Gli adulti sono grandi dai 6 agli 8 mm e sono attivi da marzo fino ad aprile, con gli accoppiamenti e le ovulazioni che avvengono sulla vegetazione. Gli adulti hanno zampe, antenne e capo di colore nero. Le ali sono trasparenti, nascoste sotto le elitre, più robuste e di colore rosso. Tutto il resto del corpo è anch'esso rosso. Le uova sono piccole e di colore arancione, le larve sono arancioni con testa nera, grandi dai 9 ai 10 mm. Esse si circondano spesso di escrementi che, asciugandosi, formano una calotta come protezione dai predatori. Si nutrono per 16-24 giorni, poi si impupano nascoste nel terreno per 16-22 giorni e emergono adulte. Si nutrono di foglie, piante e fiori. Sono in grado di volare e produrre un suono se infastidite. Non sono velenose, né tantomeno aggressive, e sono quindi al 100% innocue per noi esseri umani. Detto questo, ragazzi, non mi sembra che ci sia nulla da dire. Come sempre, se volete maggiori informazioni, non fermatevi soltanto al mio video, ma andate ad informarvi anche per conto vostro. Noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video da Mr. Bug. È tutto. Bella, ragazzi!